bentornate, ben rientrate nel mio canale, benvenute a tutte le nuove iscritte. Oggi finalmente un nuovo video e veramente dico finalmente perché saranno tipo 3 settimane che non mi metto davanti alla videocamera. Ho avuto diverse problematiche legate al cavetto di alimentazione che si è rotto e quindi praticamente sono rimasta assolutamente a zero. Ora sto utilizzando una batteria che ho ricaricato, speriamo che duri parecchio. Ci tengo particolarmente a registrarvi questo video perché trattasi di una collaborazione, avete visto già il titolo, What's in my backpack, perché oggi parliamo appunto di cosa c'è dentro il mio zainetto, chiamiamolo come volete. Allora, innanzitutto ve lo faccio vedere così, anche se poi cerco di farvi qualche close up per farvelo vedere meglio. E questo zainetto che mi è appena arrivato, penso mi sia arrivato circa un 3-4 giorni fa, mi è stato gentilmente regalato da un'azienda che si chiama José Co, vi faccio passare il nome qui sotto, che ha diciamo degli accessori fashion veramente molto molto carini. Mi hanno dato la possibilità, mi hanno contattata via email e mi hanno dato la possibilità di scegliere 2 prodotti, uno zainetto o comunque barra borsa e un portafogli, e quindi vi faccio vedere in particolare questi prodotti da vicino e nel frattempo vi faccio vedere come l'ho riempito, perché stamattina per la prima volta me lo sono portato dietro. Vi ho fatto anche delle stories stamane, ve le faccio passare qui in sovraimpressione così vedete lo zainetto anche indossato, insomma come sta addosso. A me piace tantissimo e ho voluto appunto scegliere questo color cammello, chiamiamo così, insomma questo color cammello che mi piace tantissimo. La prima cosa che ho notato subito quando mi è arrivato il pacco, che mi è arrivato veramente in pochissimo tempo perché me lo hanno mandato tramite Amazon, è che è veramente ben fatto, perché è una similpelle, però non è di quegli zaini diciamo un po' plastificati che vediamo un po' in giro dei cinesi. A parte che mi è arrivato perfetto, cioè non era assolutamente spiegazzato, appena ho aperto il pacco che era enorme, lo zainetto dentro era pieno di carta e quindi era bello gonfio, era già come lo vedete. Ma la cosa particolare è che sì, è uno zainetto, dietro praticamente in questo modo, vedete, potete metterlo a mo' di zainetto, ma se alzate questa, la bretellina così, vedete che diventa una borsa a tutti gli effetti, quindi la potete portare a mo' di borsa ma anche a tracolla, quindi secondo me è proprio studiato bene e soprattutto è veramente molto molto carino perché è ben rinforzato, mi piace tantissimo. Ora lo guardiamo da vicino. Allora, la prima cosa che vi faccio vedere è questa pinza per capelli, che porto sempre con me perché è veramente molto molto comoda quando sono fuori, perché a me quando mangio non mi piace stare con i capelli sciolti, mi piace raccoglierli. Perché lo zainetto si apre e all'interno ha un'altra cerniera, lo potete vedere, vedete? È praticamente è immenso e vi faccio vedere cosa ho dentro. Allora, la prima cosa che pesco, chiaramente random, è il portafogli. Anche questo è oggetto di questa collaborazione con questa azienda. Guardate quanto è bello, anche di questo sono rimasta assolutamente scioccata, perché oltre che essere un portafoglio in similpelle ben fatto, perché come potete vedere è fatto bene, cioè questi disegni intarsiati, ma soprattutto questi 2 gattini, questi più scuri, sono proprio di stoffa, ma è tutto ben cucito, cioè sono proprio cuciti bene. È fantastico, tra l'altro il colore è bellissimo, ho scelto questa sorta di beigeolino e nero perché sta bene con tutto. Si apre a una grande cerniera e all'interno c'è veramente un sacco di spazio. Io ho messo tutte le mie card, le mie carte di credito eccetera, e poi all'interno c'è anche il portamonete grande. E vabbè, qui chiaramente scompartimenti per i soldi, che adesso non ci sono perché in questo momento non ho soldi spicci, io sono sempre senza soldi spicci, utilizzo quasi sempre il bancomat. È veramente veramente molto molto carino e vi devo dire che è la fine del mondo. Chiaramente giù nell'info box vi metto i link diretti a questi 2 prodotti, sia allo zainetto che al portafogli. Più o meno costano all'incirca sulle 25 euro ciascuno, credo che lo zainetto sulle 23 euro e questo sulle 15-20 euro. Comunque i prezzi sono assolutamente abbordabili, però non sono le classiche cineserie che comunque non, alla fine si vede che sono di scarsa qualità. Veramente roba veramente carina. Loro tra l'altro non mi hanno chiesto di sponsorizzare, ma semplicemente mi hanno chiesto se mi andava di parlarne in un video. Io assolutamente, siccome volevo farvi comunque un what's in my diciamo in my bag un po' diverso, perché questa non è proprio una borsa ma è uno zainetto, infatti lo chiamerò backpack, e ho detto gliela faccio vedere alle ragazze. Nel frattempo vi faccio passare chiaramente anche le immagini in modo tale che li potete vedere comunque da vicino, perché voglio farvi dei close up. Quindi portafogli all'interno della borsa, dopodiché allora
Nella tasca, diciamo, più interna della borsa ho diverse cosine, tra cui i miei buoni pasto, che sono quelli che mi danno a fine mese, appunto, per il fatto che lavoro le 8 ore, quindi per la mensa. E poi, vabbè, qui dentro ci sono, c'è la mia patente, ci sono delle foto di mio marito, insomma, dei miei genitori, io li porto sempre con me e li ho messi nella tasca laterale. Sempre nella tasca laterale tengo pure questa bustina che avete già visto in un precedente What's in my bag, all'interno della quale ho messo le mie cuffie per l'iPhone, perché io quando sono fuori metto sempre le cuffie, non ho gli auricolari Bluetooth, e poi ho questo dispositivo di cui ho parlato tantissime volte che mi permette di caricare e nel contempo ascoltare, perché l'iPhone, il mio iPhone, come gli ultimi iPhone di generazione, non ha un attacco per le cuffiette, un attacco per la presa, per la ricarica, e siccome si scarica subito, io ho comprato sempre su Amazon questo aggeggio compatibile che ormai porto sempre con me e che è utilissimo per poter ascoltare e nel frattempo caricarlo, in modo tale che non rimango senza carica, cosa che succede se non lo metto a caricare. Nella tasca laterale invece ho, allora, una penna, perché comunque io la penna la porto sempre con me e mi serve tantissimo, perché può sempre servire quando si è fuori, se bisogna firmare per esempio buoni passo, eccetera. Poi ho due prodotti per le labbra. Allora, praticamente con questo prodotto in particolare sono un po' in fissa. Si tratta di un matitone che credevo di aver assolutamente perso, ve lo faccio vedere bene. Credevo di averlo assolutamente perso perché non lo trovavo più, in realtà l'ho trovato dentro una borsa, perché me lo porto adesso sempre dappresso, che è un matitone, si chiama Lip Chubby Matte Lipstick ed è della Debbie, e questo qui in particolare è il colore beige nude. Vi faccio uno swatch perché è veramente bellissimo, mi piace tantissimo e praticamente sono un po' in fissa ultimamente, me lo porto sempre dappresso perché è matte, però è molto idratante, vedete, è proprio un matitone, e vi devo dire che se li trovate prendeteli, perché costano niente ma durano tantissimo sulle labbra e soprattutto non fanno salire le pellicine. E poi ho con me la numero 28, che è la Long Lasting Liquid Lipstick di Wycon, che mi sono indossata stamattina, che mi avete visto anche nelle stories di stamattina, che è un color mandorla bellissimo, si chiama infatti mandorla, ed è questo qui che vedete accanto. Questi due praticamente erano in questo momento dentro il mio zainetto. All'interno dello zainetto ho anche un'altra pochettina bella grande, questa qui è della Camomilla, che è una, non so se è un negozio che c'è anche da voi, un negozio in franchising, all'interno della quale c'è veramente tantissima roba, tra cui praticamente fazzoletti, perché questi me li porto sempre dappresso. Poi abbiamo diversi assorbenti e salvaslip che, sapete, non devono mancare mai per una donna. Ce n'è un altro. Io ho una pochettina più piccola, che è questa qui, all'interno della quale ho praticamente tutte le medicine che porto con me. Quindi analgesici, ci sono Riopan, Buscopan, c'è un po' di tutto, perché se sto fuori e non mi sento bene ho le medicine con me e le metto dentro questa pochetta un po' più piccola, così le posso subito individuare. E vabbè, qui dentro ho un cambio, nel caso in cui appunto sia sorpresa dal ciclo mentre sto fuori, quindi ho un cambio, quindi avete capito di che si tratta, me lo porto sempre dappresso. Poi ho il borotalco, io lo porto sempre con me perché, non lo so, mi trovo bene a volte anche per rinfrescarmi, soprattutto d'estate, ma è rimasto. Oppure, ad esempio, se metto le ballerine senza calze, mi piace mettermi un po' di borotalco sui piedi, così sto più fresca, insomma è una cosa proprio mia personale. Ognuno di noi ha le proprie fisime. Poi ho dentro un pacchettino di praticamente della sciaga, all'interno del quale ci sono diversi elastici, mollettine per i capelli, forcine, se per esempio sono fuori e voglio farmi uno chignon o come farlo, o voglio farmi delle treccine, qualcosa, avendo i capelli lunghi riesco a farlo. E poi ho qualcosa di make up, solo qualcosa. Allora, ho un correttore, questo qui è quello di Kiko, si chiama Skin Tone Concealer, ce n'è ancora poco però lo porto con me. Ho una matita nera, questa è della Neve Cosmetics ed è la liquirizia, io adoro questa matitina nera, mi piace tantissimo e me la porto per ripassare il nero all'interno dell'occhio. Ho una matita di Diego Della Palma, la numero dunque questa qui è la Silver, il Silver è della numero 42, che purtroppo ha una punta un po' decimata, però me la porto comunque dappresso perché se voglio metterla all'interno dell'occhio funziona. Ho una matita di quelle trasparenti per il bordo delle labbra, se per esempio voglio mettere una tinta o un gloss in modo che non sbavi.
E poi ho una matita rossa di Essence, questa è la Ready for Red, la numero 1, ed è una delle long lasting, quelle, le lip liner, quelle lì insomma che adesso non fanno più, che facevano prima, ed è questo rosso bellissimo perché in ufficio ho diversi rossi, li tengo nel cassetto, quindi se mi voglio mettere un rosso almeno ho la matita, perché io non riesco a mettere il rossetto rosso senza matita. Ancora ho la mia mitica Lovely Frappuccino numero 5, sempre delle Essence long lasting, che è la mia matita preferita, e quando finirà questa ho finito la scorta. È una delle mie preferite e questa me la porto sempre dappresso perché va bene con tutti quanti i miei nude. E poi ho un rossetto di Neve Cosmetics, questo qui io lo adoro ed è il panna cotta, ragazzi, io adoro questo colore, mi piace tanto metterlo il pomeriggio dopo che magari ho pranzato e magari si leva il rossetto che avevo la mattina, mi piace mettere questo oppure quel chubby di Debbie. E poi ancora ho, e questo finalmente mettendolo dentro la borsa lo sto portando a termine, il Compact Foundation di Puro Bio, che utilizzo invece a mo' di cipria, per incipriare il viso il pomeriggio. All'interno in realtà di questa confezione c'è una spugnetta, però io non la utilizzo quasi mai perché mi porto sempre, e questo chiaramente spesso comunque lo cambio, non preoccupatevi, il pennello per, diciamo, il kabuki, ecco, per posizionarlo sul viso, perché lo preferisco piuttosto che con la spugnetta che magari mi va un po' a macchie. E poi ho, ragazzi, questa è una cosa stranissima, non vi scandalizzate, ho questo qui che è praticamente un adattatore del reggiseno. No, vabbè. In pratica sono quelli che vendono tipo da Intimissimi oppure da The Zenith per allargare il reggiseno. Io ogni tanto lo faccio perché magari mi sta stretto e quindi stando tutto il giorno in ufficio per stare più comoda metto questo, che praticamente è proprio un divaricatore di reggiseno. Vabbè, lo so, sono cose strane, ma solo Lucia le può portare. Poi ho un liquid ink, che è praticamente un eyeliner nero di Essence. Vabbè, questo non ve lo sboccio perché tanto lo conoscete, anche perché sennò faccio un patatrac, e lo porto sempre con me perché se per caso mi sbava l'eyeliner, non sia mai, io devo avere qualcosa per riprenderlo. E quindi qui dentro non c'è più niente. Dentro la tasca laterale ho un mazzo di chiavi con questo stupendo portachiavi di, diciamo, di questo qui, che era un personaggio di Snoopy, in realtà lei non mi ricordo come si chiamava, Piperita Patti se non sbaglio si chiamava, troppo carine. Queste sono le chiavi di casa di mia madre, che porto sempre con me perché se ha bisogno di me io corro e ho le chiavi, non devo suonare. E poi ho, vabbè, le chiavi dell'ufficio con la mia chiavetta che chiaramente utilizzo per prendere il caffè in ufficio, che c'è la macchinetta, la mia mitica pistoletta, che è praticamente, diciamo, il mio revolver in miniatura che porto sempre con me. Le tengo con questo portachiavi enorme in modo tale da non poterle perdere, perché le metto al collo e non le perdo. Poi, sempre all'interno del mio zainetto c'è il mio mitico ombrello della Benetton, che porto sempre con me, devo dire che è stupendo, fantastico. E ancora, si sta spegnendo la videocamera, manca veramente poco perché sta per scaricarsi, ho i miei occhiali di ricambio, perché io porto sempre un paio di occhiali di ricambio, non si sa mai, i miei si dovessero rompere, perché sennò io non ci vedo praticamente. E questi qui sono i miei Tiffany, che porto con me perché se per caso, ripeto, i miei occhiali si dovessero rompere, io non posso rimanere senza occhiali perché non ci vedo e sarebbe veramente un gran casino senza occhiali. Quindi io porto sempre un ricambio di occhiale dentro la borsa, e li ho messi dentro questo contenitore rigido della Burberry, che non c'entra niente ma è rigido e sono più tranquilla così perché ho paura che si rompano. E poi dentro la borsa non ho più niente, ma all'interno di queste cerniere che ho qui fuori, vediamo cosa c'è, se ci riesco. C'è una pezzuola per pulire gli occhiali, e vabbè, quella ci sta. Le mie chiavi di casa, praticamente all'interno con il mio portachiavi, con il mio Victorinox, che è con la scritta I love you, che mi ha regalato mio marito, e ci sono tutte le chiavi di casa, chiaramente, questo è importantissimo. Ma non è finita qui, perché nell'ultima tasca ho il mio spray al peperoncino, che mi raccomando non vi deve mai mancare, perché noi donne abbiamo sempre necessità di avere qualcosa, un'arma dentro la nostra borsa, quindi questa è la cosa più importante per la difesa. Lo spray al peperoncino è assolutamente legale, potete portarlo con voi, e quindi io me lo porto sempre in borsa. Finito, chiaramente nella borsa dietro c'è anche un'altra cerniera,
non c'è niente perché qui di solito metto il mio cellulare. Ho finito, diciamo che sono stata bravissima questa volta. Allora, innanzitutto ringrazio l'azienda per avermi regalato questi due accessori stupendi, sono due cosine troppo carine, mi piacciono tantissimo. Vi invito a dare un'occhiata al loro sito per vedere se c'è qualcosa che vi piace. In questo momento sia lo zainetto che il portafogli sono in sconto, c'è un 15% di sconto, quindi se volete acquistarli li prenderete assolutamente meno, quindi vi invito, qui c'è la Susie, vi invito ad andare a dare un'occhiata. Io ringrazio tantissimo l'azienda, io vi mando un grosso bacio, spero di avervi tenuto compagnia con questo video e a presto.